PAC di Repubblica. Leggere e viaggiare. Le scrittrici italiane più internazionali. Osserviamole. Non c'è bisogno di fare del post-lombrosismo per ravvisare in questi volti qualcosa di glamour, una classe affluente. Adesso io giro, prendo una pagina qualsiasi, e questa è una di loro, però vorrei prendere un'altra pagina. Ecco, questa non è una scrittrice, ma diciamo. È come se lo fosse anche questa, anche quest'altra. No, questa è la prima che non fa scrittrice, anche questa qui. Vedi, glamour, c'è pure scritto. Pure questa. Pure questa e anche questa. Ho anche questa. Questa si chiama Chanel. Questa no. Adesso io faccio una considerazione. Questa non c'entra. Ecco la considerazione che faccio. Pure questa scrittrice. Ecco, rieccole. Non voglio fare una considerazione razziale, però queste sembrano. C'è qualcosa di non proprio letterario, ma qualcosa di smart. Di che mai parleranno queste scrittrici? Questa se mi incontra neanche mi saluta. Quest'altra mi sputa in faccia. Questa l'abbiamo vista. Quest'altra pure. Ora io non vorrei fare il comunista. Però c'è un elemento di sono calchi queste scrittrici, sono calchi di una società affluente. Vedi, questa c'ha questo Roland Barthes, questo lo chiama il gomito del pensatore, questo qui. Cioè a chi parlano queste? Come mi sento solo? C'è qualcosa di mostruoso nella gradevole avvenenza. Perfino nel segno, nelle tracce lasciate dai phon. Come si intitoleranno i loro romanzi? 7:30, Cud, di che parleranno i loro romanzi? Della tessera Club Frecciarata? Boh, ma speriamo che qualcuno me lo dica. Tac, Fulvio Abate.